Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi si parlerà finalmente della mia hair care routine, ossia i prodotti che sto utilizzando nell'ultimo periodo che ho utilizzato e che appunto mi sono piaciuti. Hanno aiutato il mio capello a riprendersi un attimo dopo le svariate decolorazioni e tinte per avere questo colore. E soprattutto che cosa faccio, la magia che utilizzo per mantenere il color rame nonostante io abbia tipo 4 cm tra un po' di ricrescita. Inizierei subitissimo col parlarvi dei prodotti che ho usato e che mi sono piaciuti ma che purtroppo ho finito. Come shampoo e balsamo ho utilizzato i prodotti della Biolage, che mi sono piaciuti veramente molto molto molto. I prodotti Biolage sono quasi naturali, nel senso che sono 97%, 98%, 99% naturali, dipende appunto da le tipologie di shampoo e balsamo che andate a prendere. Io li ho utilizzati praticamente tutti perché ho avuto la fortuna di riceverli in omaggio dal Cosmo Prof appunto di quest'anno, quindi sono passati un bel po' di mesi, mi sono durati veramente tanto e come vedete ne ho ancora un po', perché nonostante sia molto strizzata questa bottiglia, come vedete ce n'è ancora tanto di prodotto. Dentro c'è il kiwi e tanti altri ingredienti, argilla, insomma un sacco di cose naturali che fanno bene al capello, a questo tipo di capello in particolare, quindi mi sono piaciuti tanto. Questi qua sono della linea appunto Raw, quindi RAW. Già nei primi lavaggi con i prodotti Biolage ho visto il capello super pulito e lucido, ma lucido proprio sano, no? Con le cuticole chiuse, rifletteva e mi piaceva molto. Devo essere sincera, mi sono aperta delle porte nel mondo dei capelli, nel senso che mi è capitato di provare anche prodotti bio per i capelli per un po' di tempo, per un po' di mesi. Non mi sono piaciuti, o sono appunto io che ho avuto poca costanza nell'utilizzarli, perché ci vuole un po' ora che il capello butti fuori i siliconi, ci voleva troppo tempo per vedere dei risultati che io non ho avuto costanza, ed è capitato che nel mentre utilizzavo i prodotti naturali utilizzavo anche prodotti siliconici, quindi andavo a sballare il sistema e quindi non sono mai riuscita ad avere delle differenze, anzi quando utilizzavo i prodotti naturali mi buttavano fuori un sacco di sporco già dopo il secondo giorno che li avevo lavati. E so che è normale, so che in tante direte adesso no Gloria, dovevi continuare con costanza, dopo il capello migliorava un sacco, lo so, però non ho costanza e questo è il fatto. Mi capitava di aver finito il prodotto e non lo avevo comprato e andavo a utilizzare quelli siliconici che avevo in casa, e questo era un errore ovviamente mio. Con questi invece, appunto, non essendo però 100% naturali, mi hanno soddisfatta tantissimo, perché già dalle prime applicazioni, già dai primi utilizzi, non vedevo il capello appesantito che cercava di buttare fuori appunto le robe siliconiche dei precedenti prodotti, ma anzi risultava da subito pulito e leggero e bellissimo, quindi mi sono piaciuti tanto per questo e ve li stra consiglio, se volete comunque una via di mezzo. Ho guardato un video di una ragazza, tra l'altro una ginger head naturale, maledetta, stupendi se capelli, e ho guardato la sua hair care routine e ho detto no, che li voglio come i suoi. E lei utilizza appunto ovviamente capelli naturali, quindi sono già sani di suo, no? Ho visto che utilizzava i prodotti Ossi, li ho acquistati su Amazon Italia, forse su amazon.it. peccato che sui miei capelli, avendo comunque una cute molto grassa rispetto ai capelli che sono secchi, questi qua vanno a ingrassarmi troppo la cute, però i capelli li lasciano veramente morbidi, belli rimpolpati, nutriti, perché sono molto nutrienti come prodotti. Io ad esempio ho comprato shampoo Miracle Moist for dry really thirsty hair, quindi molto molto idratante, e la mia cute ne risentiva perché già il secondo giorno avevo il sebo che... A parte questi, che comunque continuo ogni tanto a utilizzarli, li alterno a quelli che ho tuttora, che sono i balsami o comunque maschere. Ad esempio questo è un trattamento intensivo per ricostruire i capelli con all'interno ad esempio la menta balsamica australiana e tante altre cose, ed è da utilizzare per 3 minuti, potete anche tenerlo su un minuto. Questo invece è il conditioner e si chiama Repair Miracle. Questo qua invece contiene l'olio di macadamia e di jojoba e tante altre cose, ad esempio anche l'olio di avocado. La cosa che devo dire di entrambi i prodotti, essendo comunque robe di balsamo o maschera, comunque non sono cose che fanno schiuma, i balsami appena li prendete sono tipo cremosi, e quando li andate a stendere fanno proprio il capello super morbido con questa sorta di crema che vi scivola via il capello. Con questi invece noterete una differenza abissale, perché con questi invece il capello non è unto e scivoloso come con il balsamo, ma è proprio idratato, è una cosa pazzesca. Mi piacciono tantissimo se avete i capelli secchi, e la cute secca ve li consiglio. Da quando sono andata in America li ho portati con me, perché appunto non avevo shampoo nuovi, quindi sono stata omaggiata anche qui dalla Redken di questi due prodotti, che sono uno shampoo e un balsamo della linea
Clean Maniac Micellar, che sono dei prodotti micellari, vanno proprio a struccare, come a struccare il capello. Infatti quando lo andate ad utilizzare, questo qua che è lo shampoo, sentite proprio i capelli con l'acqua che fanno questo rumore di come quando vi lavate con la saponetta classica della nonna, che vi lascia le mani che vi fanno attrito, no? Anche i capelli fanno attrito tra di loro, proprio per una sensazione di pulito istantanea con questo. Mi piace tanto perché li pulisce a fondo, anche qui però purtroppo non mi durano tantissimo. Questo invece, sempre della stessa linea, è il balsamo, e anche qui stessa cosa di quegli altri. Questo balsamo praticamente è identico agli altri della Ossi, è un balsamo che va a idratare il capello e non lo va a rendere unto e scivoloso e cremoso. Per mantenere il colore, che siamo al punto clou del video, semplicemente sono andata su Amazon, ho scritto maschera colorata e mi è uscita questa marca. Ho notato che aveva delle buone recensioni e l'ho acquistata. La maschera in questione è lei, che è l'appunto Oro Therapy Rame Intenso, una maschera colorata, e io ne sto usando tantissima e guardate dov'è ancora. La potete diluire col balsamo oppure usarla direttamente sui capelli così com'è, capelli bagnati, ve la consiglio con i capelli bagnati. Quindi se lo utilizzate sui capelli asciutti vi colora di questo colore, cioè diventano super accesi, ovvio, poi se li volete così sta a voi. Ha un profumo eccezionale e vi colora il capello, quindi io questo qua neanche un minuto di posa, vado a fare un 6-7 pigiatine sull'erogatore, vado a spalmare tutta la crema sulle punte e questa parte qua, e poi vado a sciacquare dopo un minuto, due minuti, tre minuti, meglio se la tenete anche tre minuti, però non vorrei che diventasse troppo forte, quindi la tengo neanche un minuto. Quando mi sono finita di lavare i capelli li vado a tamponare con il mio asciugamano e utilizzo, a volte lo utilizzo prima, dipende che cosa devo fare con i miei capelli, quindi se li devo fonare o piastrare, in quel caso non utilizzo l'olio, altrimenti lo utilizzo. Utilizzo questo qua della Inca Oil, sono già a quasi metà, non mi aiuta a risanarli un attimo, a ristrutturarli, perché contiene dentro cheratina liquida. Altrimenti utilizzo lui, che è l'olio Will Berry 10 di Mula, che è veramente ottimo. Questo qua lo utilizzo pochino perché è ora di finirlo e mi piace tanto come fa i capelli, però appunto questo è un po' più per lo styling lo utilizzo, no? Perché mi aiuta a tenere i capelli così come sono, e poi il profumo è veramente eccezionale. Lo uso anche come profumo per i capelli perché lascia un odore pazzesco. So che in tante da mesi aspettavate anche questo momento, perché tempo fa vi ho fatto vedere su Instagram un prodotto che utilizzavo per ricostruire proprio il capello. Non sono un amante dei parrucchieri, perché ho trovato fino adesso solo parrucchieri che non mi hanno resa molto felice, a parte la mia mamma che non me li ha mai rovinati, infatti non so cosa mi è preso. Ho utilizzato questa maschera qui, questa è praticamente la cheratina fluida che ho preso, che potete trovare appunto nei negozi che riforniscono i parrucchieri. Potete utilizzarla o nelle tinte o in decapaggi, quindi nei vostri trattamenti non abituali, oppure direttamente sui capelli come maschera. Infatti va tenuta tipo 10 minuti come maschera per capelli, è scivolosissima, sembra di applicare la bava di lumaca sui capelli, però vi assicuro che ve li ristruttura tantissimo. Una cosa che ho notato è che non va utilizzata spesso, perché l'ultima volta mi ha spezzato un po' i capelli. Cosa utilizzo poi per l'asciugatura? Che nessuno parla mai di questa parte negli hair care routine, non so perché. Allora, io come fa utilizzo lui, nessuno lo fa mai vedere, poverino. Il mio è un Parlux 1800, come vedete, asciuga i capelli in modo assurdo, veramente neanche 10 minuti avete i capelli super asciutti. Come spazzole vi straconsiglio questa qua della Tech, che io ne ho due, una rosa e una color legno normale. Sono delle spazzole favolose perché non vanno a tirare il vostro capello, e a volte li uso anche per fonarli, quindi col phon puntato qua e vado a spazzolarli mentre li sto asciugando. Oppure questa, quando vado a fare proprio una piega, quando vado a dare una piega al capello, utilizzo questa qua che è con le setole, credo siano sintetiche. Passiamo alla parte finale, che cosa uso per lo styling vero e proprio, per farmi le acconciature. Ogni volta mi chiedete come faccio a fare i boccoli. Cosa uso per fare le mie acconciature, i miei boccoli? Utilizzavo tantissimo questa, che è della Bombay Hair, ve l'ho fatta vedere anche nel video dell'extension. L'unica cosa che io stavo cercando, scusate, ho gli occhi tipo che stanno piangendo ma sto continuando a starnutire, cercavo il ferro un po' più grande per fare i boccoli un po' più morbidi. Numi è stata così gentile, così carina da mandarmi questo invece, che è da 25-28, non mi ricordo, 32, non ricordo. Comunque lo potete trovare sul sito, penso e credo che adesso rispediscano in Italia.
Italia, però non ho codici sconto per voi, per questo mi dispiace tantissimo. Molto bello, perché con questo mi fa i capelli power, cioè veramente stupendi. Altrimenti un'altra cosa che vi consiglio, perché ovviamente questo è il video sui miei, sui prodotti dei capelli che uso e che mi piacciono, quindi non posso che consigliarvi roba, questa qui della GHD Platinum. Ce l'ho da un po' di tempo, mi piace tantissimo, l'unica pecca è che ogni tanto mi va in crash, si spegne da sola oppure fa dei rumori strani, non so perché. Però le GHD sono veramente qualcosa di favoloso, non prendete piastre dei cinesi, no. A me piace tantissimo, veramente sono una fan sfegatata del brand, mi piace tutto quello che sfornano. Ho anche il fond della GHD, ho anche altre due piastre della GHD, mi piacciono tanto tanto tanto. Ho regalato anche piastre della GHD, talmente le promuovevo io in primis che le ho anche regalate alle mie amiche. Quindi diventate mie amiche se volete delle piastre GHD. Questo è tutto quello che utilizzo sui miei capelli, quello che ho utilizzato sui miei capelli. Fatemi sapere con un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. E mi raccomando, non dimenticatevi di attivare le campanelle se volete ricevere le notifiche sui prossimi video. Io vi mando un mega grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!